Un saluto a tutti gli amici di JITCHINA.it. Dopo aver provato, utilizzato e soprattutto stressato per circa una settimana questo telefono, oggi siamo lieti di presentarvi la recensione completa del nuovo device entry level e low cost, per meglio dire super low cost, di Yayu, vale a dire lo Yayu F1. Piccola premessa: quando ho ricevuto lo Yayu F1 per posta, ero letteralmente ansioso di provarlo, in quanto pensavo che di fatto è facile entusiasmarsi per un top di gamma come Xiaomi Mi 3, Oppo Find 7 o per l'attesissimo OnePlus One, ma ciò non toglie che non si possa essere colti da almeno un po' di curiosità quando ci si trova davanti, quando si ha a che fare con un device entry level come lo Yayu F1, appunto, su cui gravano le aspettative di molti. Per le specifiche, ma soprattutto per il prezzo che sicuramente sarà una delle leve fondamentali, se non la principale, di questo Yayu F1. Sfortunatamente, come già anticipato nel video unboxing, la versione pervenutami è quella con supporto rete TD-SCDMA, vale a dire quella non compatibile con le nostre reti TG. Dunque, purtroppo, abbiamo analizzato tutti gli aspetti ad esclusione del comparto connettività. Ci teniamo a ringraziare infine ancora una volta gli amici di Yayu.it, distributore italiano autorizzato di tutti i prodotti Yayu in Italia, per averci inviato lo Yayu F1, ma anche per aver riservato ai nostri lettori uno sconto su tutti i prodotti presenti nello store. Su questo telefono, su tutti gli altri telefoni, sugli accessori Yayu originali dedicati, fruibile mediante il codice JITZYAYUIT. Chi ci segue lo sa, chi sta iniziando a seguirci lo avrà intuito. Se dal lato del mercato, quello degli high-end devices, quello dei top gamma, l'industria mobile cinese tende sempre ad anticipare le tendenze globali che poi vediamo, che riscontriamo sui telefoni dei marchi più blasonati quali Samsung, LG e eccetera, dall'altro quello inferiore, quello dei budget phone, quello dei device economici, su quello a cui ci rivolgiamo quando il nostro pocket è contenuto. L'industria mobile cinese è sicuramente la migliore, la più dinamica, la più competitiva, la più concorrenziale. Smartphone con display sempre più grandi che sfociano nelle dimensioni dei tablet. Display sempre più risoluti, non è un caso che probabilmente il prossimo top di gamma LG, l'LG G3, monterà un display con risoluzione 2K o tecnicamente Quad HD, che abbiamo visto sul Vivo X-Play 3S presentato lo scorso dicembre, sull'Oppo Find 7 presentato lo scorso 19 marzo, oppure per non parlare poi di MediaTek, che questa settimana ha presentato al CITO 2014, la fiera dell'elettronica di consumo cinese, il suo nuovissimo MediaTek MT6595 8 core con supporto alle reti ultraveloci 4G LTE. Un mercato che sicuramente ha dimostrato e continua a dimostrare elevato dinamismo, elevata concorrenzialità, che per quanto ci riguarda noi consumatori è sempre un piacere. Questo sistema di concorrenza nel mercato cinese ha portato benefici e vantaggi ai consumatori che sempre allo stesso prezzo vedono pacchetti hardware migliori o pacchetti hardware simili, ma a prezzi notevolmente ridotti. Yayu F1 è frutto, o per meglio dire figlio di questa battaglia di concorrenza in cui Yayu si è inserita e con Yayu F1 ha voluto dire la sua, assolutamente a un prezzo irrisorio. Personalmente credo anche perché marchi più blasonati, sempre del panorama mobile cinese, quali Xiaomi, stavano iniziando a puntellare fortemente questo target, questa fascia di mercato. La presenza infatti di marchi più importanti all'interno sempre della galassia della telefonia cinese stava iniziando ad aumentare. Meizu ha, sebbene stiamo parlando di telefoni anche di dimensioni maggiori, la fascia di mercato degli entry level iniziava a essere sempre più numerosa, a avere lo spazio per ogni telefono iniziava sempre di più a ridursi, e F1 probabilmente ha ridefinito ulteriormente lo standard di telefono entry level low cost, probabilmente a livello mondiale. Questo telefono, lo Yayu F1, è probabilmente il telefono
Con rapporto qualità-prezzo migliora il mondo. È difficile, credo, trovare a 74 € qualcosa di meglio. Non credo assolutamente esista. Per non parlare del design e della qualità del telefono, che non smentisce la tradizione, la buonissima tradizione Yayu, e chi ha comprato, chi ha posseduto o chi possiede attualmente un telefono Yayu. Sa di cosa sto parlando, della bontà, della saggezza, mi verrebbe da dire quasi dell'artigianalità con cui Yayu sceglie i suoi materiali, li assembla e gestisce poi tutta la filiera di produzione fino alla commercializzazione dei telefoni, è sicuramente buona. Questo appunto Yayu iPhone 1 non tradisce la qualità che notoriamente contraddistingue l'azienda. E diciamo che anche per IMF1 può valere questo discorso. Avendolo visto inizialmente per foto, pensavo fosse leggermente diverso. Arrivato una volta composta e realizzato il video unboxing, mi è sembrato molto di più un vecchio iPhone 3G, o più recentemente direi uno Xiaomi Mi 2, ma non stiamo parlando assolutamente di clone o replica, ma di ispirazione. Questo sì, di ispirazione, che non è comunque un'operazione semplice, perché unire di fatto le filosofie di design e di realizzazione di, soprattutto di, come posso, come, come, sì, di design di due case assolutamente diverse, è comunque un'operazione complicata. Con questo Yayu F1 possiamo dirci che ha raggiunto un risultato esteticamente gradevole, che si lascia apprezzare sotto molti punti di vista. Una piccola chicca personale. Chi ha seguito la vicenda, la cronostoria del OnePlus One, ha sicuramente notato le discussioni e i threads aperti sulla superficie occupata dal display da 5,5 pollici, con cornici ridottissime, che occuperebbe lo stesso spazio di un Sony Xperia Z da 5 pollici. Mi è venuto questo tarlo di andarmi a calcolare la superficie occupata dal display, e a partire dalle dimensioni dichiarate dall'azienda di 62,5 mm per 124 mm per 10,5 mm, dimensioni che ho misurato e valutato essere reali, essere veritiere e fedeli a quelle reali, al netto delle cornici laterali da 3,5 mm, dalle due sezioni superiori ed inferiore da 1,7 cm, fanno sì che il display occupi una superficie di circa il 59% dello spazio totale. Il display, che è un'unità da 4 pollici TFT realizzata da Sony con risoluzione 480x800 WVGA. Un display che, a dispetto della risoluzione, che non è proprio la migliore attualmente sul mercato, ricordiamo che dopo WVGA, piccolo remind, c'è la QHD 960x540, l'HD che è 1280x720, Full HD 1920x1080, poi c'è la Quad HD, che è quella che volgarmente chiamo 2K, che è 2560x1440. Rimanendo sulla parte frontale, vediamo subito la fotocamera frontale VGA da 0,3 MP, l'altoparlante, i tre tasti capacitivi touch retroilluminati, di cui notiamo questa particolarità: l'illuminazione va scemando da destra verso sinistra, un'inerzia, qui sono qui squiglie, chiaramente quelle di cui stiamo facendo riferimento, ma per così dire dovere di cronaca ne abbiamo fatto menzione, soprattutto almeno personalmente, essendo un ex possessore di Xperia S, in cui l'illuminazione a sfioramento funzionava abbastanza bene, ma il touch difettava molto di più. In questo caso la risposta e la sensibilità dei tre pulsanti touch qua sotto è sicuramente buona, nulla da eccepire. Invece, passando sulla parte posteriore, vediamo appunto la back cover.
questa back cover in plastica che dà la sensazione di essere metallizzata senza esserlo. Leggermente sabbiata, avevamo detto nel video unboxing, e qui lo confermiamo. Vediamo subito la fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED, questo anellino cromato molto elegante, il logo di Yayu dell'azienda, la scritta Yayu, l'altoparlante di sistema. E se rimuoviamo velocemente la back cover, rimovibile attraverso questa clip presente sull'estremità, sull'angolo inferiore destro. Appoggiamo qua, vediamo la batteria da 2400 mAh, i due vassoi per la SIM ed infine lo slot per SD card che accoglie un'espansione della memoria fino a 64 GB, una slot SD che sicuramente sarà utile in quanto la memoria interna di questo telefono è da 4 GB. Veloce 360 sul telefono. Superiormente troviamo il pulsante di accensione e spegnimento a fianco al jack da 3,5 per gli auricolari. Estremità sinistra invece lasciata libera da Yayu, per questo Yayu F1. Ruotando il telefono sull'estremità destra vediamo il bilanciere del volume argentato, come del resto la banda perimetrale che corre tutto intorno allo Yayo F1, ed inferiormente in posizione centrale troviamo il plugin da 3, il plugin per l'attacco della micro USB, pardon. Come avevo detto, il display è un display di ottima fattura. Le immagini sono abbastanza nitide, un display luminoso di cui non dovrete preoccuparvi, fatto salvo per le giornate molto dove il sole batte forte, e anche se andiamo, eccolo, brightness, vediamo luminosità. Anche se poi settate il telefono con luminosità al massimo, in condizioni di luce molto forte, sarà difficile comunque visualizzare il telefono. Per tutto il resto, invece, per condizioni al chiuso, luminosità comunque ridotta, il telefono si vede molto bene. E no, niente da dire. Probabilmente l'unica pecca che possiamo notare sono i neri, non i bianchi. I bianchi sono abbastanza bianchi. I neri invece tendono, come molti dei telefoni cinesi, al grigio. Non sono propriamente un nero che non è sicuramente fedele al colore originale, ma alla resa cromatica totale. Possiamo vedere in questa. Possiamo vedere in questa immagine, pardon, possiamo apprezzare da questa immagine la bontà del pannello, che adesso andrò ad applicare. Sicuramente un buon pannello, una scelta intelligente di Yayu che per contenere il prezzo non ha potuto forzare ulteriormente sulla scelta di questo display. A livello di performance invece pensavo, l'avevo già annunciato nel video unboxing, che i 512 MB di RAM affiancati da il processore dual core MediaTek MT6572 da 1,3 GHz avrebbe potuto segnalare qualche impuntamento, qualche problema con la gestione delle applicazioni, l'esecuzione delle applicazioni, soprattutto però di quelle che di più fanno sforzare il telefono. Ho notato che con le app di gaming più spinto il telefono fatica molto ad andare, mentre con applicazioni quali quelle quotidiane, quindi Facebook, vediamo WhatsApp e tutto quello che potete utilizzare per rimanere in contatto con i vostri amici, che tendenzialmente userete per rimanere in contatto con i vostri amici, non ci sono problemi. Paragonato soprattutto con il mio device personale, che è un Sony Xperia SP, che monta sì un dual core, ma
un dual core realizzato da Qualcomm con clock a 1,7 GHz. Non ho notato particolari differenze nelle applicazioni quotidiane. È certo che il multitasking e le applicazioni, diciamo così, in background vengono gestite in maniera differente, però sono comunque performance accettabili. Su AnTuTu lo Yayu F1 ha fatto registrare un punteggio, se non vado errato, esatto, di 10.597, che lo mettono in maniera leggermente superiore, che lo mettono leggermente davanti al Samsung Galaxy S2. Da qui possiamo apprezzare poi tutte le altre, come non abbiamo detto, il sistema operativo eseguito è Android 4.2.2 Jelly Bean con interfaccia, ve lo dico già, UnOS in versione 2.0.1. La GPU è una Mali 400, una buona vecchia Mali 400, e come vedete la fotocamera posteriore è un 8 megapixel, ma in realtà è una 5 megapixel che raggiunge gli 8 con interpolazione. Se andiamo poi a impostazioni, vediamo qua UnOS versione 2.0.1, un'interfaccia grafica che personalmente non mi piace, probabilmente perché sono un amante dichiarato della Flyme di Meizu, ma comunque parlando di performance è stata sicuramente soddisfacente. Pensavo inizialmente di avere problemi, che avrei avuto problemi con questo telefono, invece la resa prestazionale è stata pienamente soddisfacente. Non me lo immaginavo, invece mi sono dovuto ricredere e sono contento di essermi ricreduto. Allora, controllo la connettività. Connettività che abbiamo valutato solo in termini di Wi-Fi e Bluetooth. Andiamo a vedere velocemente la navigazione in Wi-Fi. Considerate che sono a circa 5-6 metri dal router wireless, con in mezzo un muro da 40 cm di spessore che divide le due stanze. In questo momento sta procedendo lentamente rispetto al classico. Vediamo questo problemino che ha aperto la pagina A, che è già risolto. Funziona tutto bene, anche i pinch. Come avete notato, ho installato Opera Mini perché il browser stock di UnOS in versione 2.0.1 arriva in lingua cinese, e ovviamente, non conoscendo a fondo il cinese, ho preferito installare questa versione che sicuramente mi è più congeniale. Ho effettuato il test di Wi-Fi a 5-7 metri, come è solito uso nostro, e qui potete visualizzare la resa del test. Questo è a 7 metri, questo è a 5 e questo è a 3. Ho provato poi a utilizzarla a 15 metri e comunque vi dirò che la connettività e la navigazione è stata buona, certamente non rapida, ma buona. Se la connettività e il display sono, diciamo, i punti forti, rimanendo al discorso del prezzo, che sicuramente è fondamentale per questo Yayo F1, i punti critici sono senz'altro le fotocamere, quella anteriore in particolar modo. Quella posteriore è come ho detto, un sensore da 5 megapixel con flash LED che interpolati raggiungono gli 8 megapixel. In condizioni di luce solare all'esterno, il telefono realizza delle buone macro, ma stento a ricordarmi adesso un telefono che realizzi delle macro non buone. Vediamo.
In condizioni invece di vediamo questa che in condizioni indoor e con luce artificiale, il telefono già inizia a manifestare delle difficoltà. Il problema più critico, il problema principale è stata quella della fotocamera anteriore, un sensore da 0,3 megapixel, sicuramente non di qualità eccelsa, mettiamola così, di cui non vi mostro nemmeno il risultato, ma fidatevi che la qualità non è alta. Non ve lo mostro non perché le foto siano così scadenti, ma anche perché un po' ovviamente mi vergogno a realizzarmi un autoscatto in questa situazione. Le scelte fino a questo punto di Yayu sono state buone per l'F1, display sicuramente adatto, la fotocamera da posteriore accettabile, quella anteriore da rivedere, l'interfaccia personalmente non mi piace, ma comunque è una questione di gusto, connettività che funziona e infine la batteria. È vero che non ho potuto testare il telefono con condizioni di navigazione 3G, telefonia, ma con utilizzo intenso di visualizzando video su internet, utilizzando applicazioni quali WhatsApp, Facebook e tutto il resto, questa piccola batteria da 2400 mAh, che per un telefono così è una batteria enorme, mi ha fatto arrivare, diciamo così, con 30 minuti di gaming non spinto, due account email in push, Gmail e Hotmail, soprattutto Hotmail, e un uso smodato di Facebook Messenger. Mi hanno permesso di arrivare circa alle 20, all'ora di cena, circa alle 20, con ancora il 25, 27, 28% di autonomia, di carica residua. Penso che una volta valutata anche come dire, tenuto conto della connettività 3G e della parte telefonica, questo telefono possa arrivare alle 20 della sera con un buon 15%, un 10%. Comunque non vi lascerà secco e purtroppo dovrete ricaricarlo, credo, comunque una volta al giorno, se la vostra giornata è spesso lunga. Abbiamo analizzato tutto, ad eccezione, come vi ho detto, del comparto connettività. E i punti critici che si sono evidenziati sono stati soprattutto quelli della fotocamera posteriore. Per concludere, non posso essere che soddisfatto di questo Yayo F1, un telefono entry-level che sicuramente, se avete un budget ridotto, se avete bisogno di un secondo telefono, diciamo così, da battaglia, è un telefono che sicuramente è molto valido e che francamente vi consiglierei. Ho riscontrato, e pensavo di riscontrarli anche durante la video recensione, dei problemi con l'installazione, con questa UNOS in versione 2.0.1. Sicuramente sono problemi legati appunto alla ROM e che Yayo.it che provvederà a risolvere, soprattutto quando andavo sull'Aptoide a scaricarmi qualche applicazione o comunque problemi di gestione diversa. Come ho detto, l'interfaccia UNOS di Yayu non mi piace particolarmente. La UNOS installata in questo F1 non mi piace particolarmente, ma sono, come ho detto, questioni di gusto. Yayu.it in questo momento lo ha il listino per 74 € e penso che probabilmente è difficile trovare un telefono di questo prezzo con tale qualità. Lo comprerei, sì, comprerei questo Yayo F1 soprattutto se da un lato vi state sognando di acquistare un telefono
dal prezzo, dal comparto hardware e dall'esperienza d'uso molto più complessa, più articolata e soprattutto anche più cara. Penso che come secondo telefono non ci sia nulla di equiparabile. È un telefono sì che comprerei e a cui personalmente assegno un buon 7,5 pieno. Assegnerei un 8 se un 8 proprio strameritato se la UNOS venisse quantomeno rivisitata, ma potete installare tranquillamente la MIUI e la fotocamera anteriore fosse magari rivisitata e ricevesse un upgrade magari a un 2 megapixel, diciamo così, sì, sarebbero già sufficienti. Prima di concludere definitivamente, salutarci e rivederci alla prossima video recensione, ci teniamo a ringraziare ancora una volta gli amici degli iAIO.it per averci inviato appunto sempre per essere sempre gentili con noi, per averci inviato lo Yayo F1, ma anche per aver riservato a voi lettori uno sconto su tutti i prodotti presenti nello store, sull'acquisto di questo telefono e su tutti gli altri telefoni, accessori e tutto quello che troverete, fruibile mediante il codice GIZIAIOIT. Questa è la video recensione di Yayo F1 e io sono Gianluca per GIZCHINA.it.